Si festeggia al comitato elettorale dell'avvocato Marco Zamputo, 39 anni, riconfermato sindaco di Agrigento. Così hanno voluto e deciso i cittadini, almeno la gran parte dei 52,79% degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne per il turno di ballottaggio. E lo hanno fatto con una percentuale molto alta e significativa. Zamputo, sostenuto da UDC e dalla lista civica Patto per il Territorio, ha ottenuto 19.836 voti, pari al 74,70%. Ha battuto l'avvocato Salvatore Pennica, sostenuto da Grande Sud, MPA, FLI, PDL e liste Polis e Cantiere Popolare, che si è fermato a 6.716 voti, pari al 25,30%. Gli agrigentini hanno voluto dare continuità a chi ha amministrato in questi ultimi 5 anni. Un grande voto che è stato un referendum contro le ammucchiate organizzate dall'onorevole Alfano, che oggi, oltre a mancargli il quid, gli mancano anche i voti. È stato un grande voto per una città che vuole continuare a essere libera, per una città che vuole continuare a essere governata. È una città che ha detto no a tutti gli apparati politici che ritenevano di poter condizionare il voto, ma la città gli ha dato un chiaro messaggio, un messaggio in cui praticamente gli ha dato un biglietto per andarsene via da questa città di sola andata. Analizziamo il dato, significa che Marco Zamputo è amata da Agrigento. Ma guardi, significa che oggi ha vinto non tanto e non solo Marco Zamputo, ma oggi ha vinto Agrigento e gli agrigentini. Qui era in gioco la libertà di questa città. In questi anni ci siamo misurati per risolvere i problemi e le emergenze. Abbiamo chiamato a responsabilità gli uomini di governo nativi di Agrigento, gli uomini che sono stati ministri nei governi. Ebbene, Agrigento ha preso atto del fatto che chi è stato ministro della Repubblica nativo di questa terra, per questa terra non ha fatto nulla, e poi voleva organizzare l'ammucchiata per ritornare al potere, e Agrigento gli ha dato con questo voto un chiaro messaggio. Pennica ha reso onore al vincitore. Sono sicuro che Zamputo lavorerà bene per Agrigento, ha detto. Questo è il momento per eliminare ogni polemica. La mia corsa politica finisce qui. Da domani ritornerò a fare l'avvocato. Nota stonata del turno di ballottaggio, l'affluenza a picco. In tanti hanno preferito non recarsi alle urne. Hanno votato 27.360 agrigentini, pari al 52,79% degli elettori. Il calo di votanti è serio. Il 5 maggio scorso aveva votato il 72,33% degli aventi diritto al voto, 19,54 punti percentuali in meno.